Washington, costa orientale degli Stati Uniti. Questo è il cimitero militare dove giacciono le salme dei 7 astronauti della navetta spaziale Columbia. 2 donne e 5 uomini hanno perso la vita a seguito di un incredibile incidente durante il rientro sulla Terra il 1 febbraio 2003. Guarda, si sta staccando qualcosa! Ma che cos'è? The Columbia is lost. There are no survivors. Ripercorreremo il tragico destino di un razzo fuori dal comune. Nella storia aerospaziale era il modulo orbitante più complesso mai immaginato. Com'è possibile che qualche grammo di schiuma abbia provocato la distruzione di una navicella spaziale di 100 tonnellate? Ha colpito la navicella a una velocità di 900 km orari. È come un gigantesco colpo di martello. Perché questo incidente non si è potuto evitare? La schiuma urtava alla navetta nell'80% dei casi. Perché la struttura non è stata rinforzata? All'epoca la si credeva indistruttibile. Grazie all'esperienza tecnica dei più grandi astronauti e degli agenti federali che hanno condotto l'inchiesta ufficiale e alle testimonianze dei familiari dell'equipaggio, ripercorreremo momento per momento il rientro del Columbia sulla Terra. Vi voglio bene! Ciao! Non c'erano mai stati grandi problemi durante la fase di rientro. Columbia Houston, Comcheck, mi ricevete? Il plasma surriscaldato, riversandosi sull'ala, in pratica agito come una fiamma ossidrica. Un razzo è come un enorme potenziale bomba. Poi la rottura. Non c'è stato più alcun contatto. Mia figlia mi ha chiesto, papà sta bene? Le ho risposto no, penso di no. Cercheremo di capire come la navetta spaziale Columbia, considerata il fiore all'occhiello della missione spaziale statunitense, abbia potuto trasformarsi in una palla di fuoco fuori controllo. Quello è stato davvero il giorno più brutto della mia vita. Gennaio 2003, Cape Canaveral, base di lancio della NASA in Florida. Un gigantesco complesso di 3,6 milioni di metri quadri, una dimensione tale da poter ospitare 100.000 container. Qui gli astronauti della prossima missione spaziale provano per la prima volta la loro tuta spaziale. Il momento è solenne, soprattutto per coloro che andranno nello spazio per la prima volta. È il caso di Laurel Clark, ingegnere biomedico. La sento un po' stretta qua sopra. Potremmo allungarla un pochino e farla arrivare fino a qui. Jonathan Clark è il marito di Laurel. Ricorda la felicità di sua moglie quando è stata scelta per questa missione. La prima volta che ha fatto domanda era il 1994. Era incinta, era grossa. Non era stata chiamata, ma è rimasta nelle liste. La seconda volta era il 1996 ed era stata selezionata. Era incredibilmente entusiasta. Oltre a Laurel Clark, altri astronauti sono stati selezionati per questa missione esclusivamente scientifica di 16 giorni, con lo scopo di analizzare gli effetti della microgravità sugli organismi viventi. Philippe Perrin conosce bene l'equipaggio di questa missione. È un astronauta francese che ha seguito parte della sua formazione alla NASA. A bordo c'era un gran bel equipaggio. Tra loro c'era il primo astronauta israeliano, Ilan Ramon. Poi c'era il copilota, Willie McCall, che era un mio amico. C'era anche un'americana di origine indiana, esperta in robotica, Kalpana. Poi c'era un ragazzo, David, che era della mia classe quando siamo entrati alla NASA qualche anno prima. E poi Mike, un anziano. Era un bel equipaggio con cui avrei voluto partire. Al comando dell'equipaggio c'è l'astronauta Rick Husband, 45 anni. È la sua seconda missione e la prima come comandante. Era un grande onore per lui essere il comandante. Prima del lancio ha fatto una cosa molto insolita. Ha chiamato tutti i genitori dell'equipaggio per dire loro quanto fosse onorato di partire nello spazio con i loro figli e figlie.
Ci teneva molto a creare un contatto umano con le famiglie. Infatti l'equipaggio era molto unito e affiatato. Eravamo davvero come una grande famiglia. Tutti noi. Molto bene. Signor comandante, hai i suoi campioni? Eccoli qui, eccoli. Ottimo lavoro. Bene, molto grazie. Bene. Ecco, se non ci fossi io... Sì, certo. Hanno trascorso molti bei momenti insieme, imparando le numerose attività e procedure che avrebbero dovuto eseguire una volta andati in orbita. Non fare disastri perché la telecamera ti sta riprendendo. Tranquillo, tranquillo. Era una missione scientifica sull'assenza di peso, anche chiamata microgravità. Una missione che l'equipaggio prepara da oltre 2 anni. Inizialmente prevista nel 2001, è stata già rimandata 13 volte. L'equipaggio era ansioso di partire, ma hanno dovuto rinviare il lancio parecchie volte a causa di altre missioni che avevano la priorità. Ma nel gennaio del 2003 la NASA non ha più scelta. Deve far partire questa missione alla svelta per ragioni di bilancio. Bisogna fissare una data, ma non è così semplice. Le condizioni meteo generali devono essere buone a livello di visibilità e di vento trasversale. La minima raffica di vento può destabilizzare la navicella al decollo. Gli ingegneri della NASA analizzano meticolosamente, tramite le strumentazioni di previsione meteo, il tempo previsto in Florida e non solo. In caso di problemi al decollo, è previsto che la navicella possa atterrare su delle piste di dirottamento. Tra queste ce ne sono 2 in Spagna e 1 in Francia, a Distress, vicino Marsiglia. Quest'ultima è lunga 5 km ed è la pista di atterraggio più lunga d'Europa. Intanto che gli ingegneri cercano di trovare il giorno perfetto per il lancio, a pochi chilometri da lì la navicella spaziale lascia il deposito per essere portata sulla rampa di lancio. C'era un crawler, uno speciale mezzo cingolato, che si dirigeva lentamente verso la rampa di lancio. Era impressionante, andava a passo di lumaca. Era un mezzo veramente enorme. Con una velocità massima di 1,1 km per un peso di 2.700 tonnellate, ossia l'equivalente di 7 treni pendolini, questo gigantesco cingolato quel giorno trasporta sulla rampa di lancio lo Space Shuttle più celebre al mondo. Si tratta del Columbia, una meraviglia della tecnologia, pioniere dei lanci spaziali, che però ha un grosso difetto. Per capire meglio, bisogna partire dalle origini della sua progettazione. Domenica 12 aprile 1981, Centro Spaziale Kennedy, Florida. Ecco lo Space Shuttle. Quel 12 aprile è un giorno storico per la NASA. Forte del successo della missione Apollo alla fine degli anni 60, l'Agenzia Spaziale Americana, all'epoca, spera di costruire una sorta di laboratorio in orbita, l'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Un progetto colossale, la cui realizzazione necessita di numerosi viaggi di andata e ritorno tra la Terra e lo spazio. Ma la NASA deve trovare un mezzo adatto a tale scopo. John Logson è uno storico aerospaziale da oltre 40 anni. Ricorda molto bene la nascita del progetto. All'inizio del programma lo scopo era avere un mezzo spaziale simile a un aereo che decolla, che fa qualcosa intorno allo spazio e che rientra. Il piano prevedeva 5 navicelle per effettuare dai 50 ai 60 lanci all'anno, ossia uno a settimana. Vengono progettati diversi prototipi di navicella spaziale. Il concetto del modulo orbitante viene rivisto. Una sorta di veicolo spaziale in grado di trasportare allo stesso tempo materiali e persone. Il modulo era stato progettato per 7 astronauti, 4 sul ponte di comando e 3 sul ponte di mezzo. Non c'era spazio superfluo. Gran parte del modulo era consacrato al trasporto di materiali. C'erano 2 grossi pannelli situati sul tetto della navicella che si aprivano dando accesso ad un'enorme stiva. Dotato di un rivestimento esterno di alluminio e con una capacità di stoccaggio di 25 tonnellate, l'equivalente di circa 20 auto, il primo orbiter si chiamerà Columbia. Nella storia aerospaziale era il modulo orbitante più complesso mai immaginato.
Provate a immaginare la bellezza di qualcosa che decolla come un razzo e che atterra come un aereo. Era assolutamente straordinario. Quel 12 aprile 1981 gli ingegneri della NASA non stanno più nella pelle. Dopo un decennio di ricerca e un budget di svariati miliardi di dollari, vedranno finalmente la loro navicella decollare. 8, 7, 6, 5, pronti al lancio tra poco. Il Columbia decolla senza problemi dalla Florida. Oggi tutto il mondo è col naso in su e si profila una nuova sfida. Bisogna far rientrare la navicella senza intoppi, compito tutt'altro che semplice. Effettivamente è una delle sfide più grandi mai realizzate. La navetta deve resistere a un calore di 1600 gradi durante il rientro nell'atmosfera. Per risolvere il problema, gli ingegneri inventano lo scudo termico, la parte nera posizionata sotto il modulo. Fino ad allora era stato adottato il processo di ablazione, col quale il materiale di protezione si distrugge mediante un processo di vaporizzazione ed erosione. Ma ora, poiché il veicolo viene riutilizzato, diventa necessario tutt'altro sistema che sfrutta delle piastrelle. Lo scudo termico è composto da 24.300 piastrelle in silicio, posizionate sul ventre della navetta e capace di resistere a temperature di 1000 gradi. Per il muso e i margini d'attacco, invece, vengono utilizzati dei pannelli in carbonio rinforzati. Questi pannelli resistono ad una temperatura estrema fino a 1600 gradi. Il rientro sulla Terra del primo volo avviene senza problemi. Questo scudo termico sembra indistruttibile. Allo stesso tempo, però, sembra il punto più debole della navetta. Un punto debole che si rivelerà fatale 20 anni più tardi. Rientro a Cape Canaveral, Florida. Il decollo della missione STS-107 è previsto per il 16 gennaio 2003. Era la giornata perfetta per decollare. Non c'erano nubi. Era una giornata assolutamente magnifica per il mese di gennaio. Non era prevista pioggia. Non era previsto alcun tipo di problema. Sean O'Keefe all'epoca ha l'incarico di amministratore. È il numero 2 della NASA. Ma quando tutto sembra pronto per il decollo della navetta, quel giorno O'Keefe è preoccupato. Era un periodo delicato perché era passato solo poco più di un anno dai fatti dell'11 settembre. Perciò la NASA, ma anche tutte le forze di polizia, oltre che la Guardia Costiera, quel giorno erano in massima allerta. Le misure di sicurezza vengono rafforzate, tanto più che il decollo della navetta spaziale attira un enorme numero di persone. Era un avvenimento estremamente importante e molto sentito dagli americani. C'erano persone che erano venute in camper, si erano accampate per diverse settimane in attesa del grande momento. 16 gennaio 2003, 7 del mattino. Mancano 3 ore e mezzo al decollo. Gli astronauti lasciano il quartier generale, acclamati dalla folla e davanti alle telecamere della televisione. Hanno fatto diversi chilometri in autobus per arrivare alla rampa di lancio. Gli anziani ridevano e scherzavano, ma più ci si avvicinava alla rampa di lancio, più il silenzio calava. Erano tutti concentratissimi. A 5 chilometri da lì, familiari degli astronauti prendono posto sul tetto degli edifici della NASA. Sul tetto ci sono pochissime persone, solo i familiari e gli ufficiali, e una vista fantastica. Oltre a Jonathan c'è Evelyn Asban, la moglie di Rick Asban, e con lei i 2 figli. È un momento indescrivibile. È davvero spettacolare. Vedere l'uomo che ami partire su un razzo, su una navicella spaziale, è un momento davvero molto intenso. Manca 1 ora al decollo. La NASA trasmette in diretta TV le immagini dall'interno dello shuttle. Potete vedere il comandante Rick Asban. È il primo ad entrare nel modulo, come vuole la tradizione. La pressione sale.
Una volta saliti a bordo della navetta, c'è sempre un astronauta che verifica all'ultimo momento che tutti siano ben saldi in postazione. Poi si chiudono i pannelli del ponte di mezzo. I tecnici si allontanano perché è risaputo che entro un raggio di tot chilometri non ci deve essere assolutamente nessuno. E questo per il semplice motivo che un razzo è come un'enorme potenziale bomba. È l'equivalente di una piccola bomba nucleare. Si tratta di un'esplosione controllata. La tensione è alle stelle. C'è da dire che da diversi anni un incidente ossessiona l'ambiente aerospaziale. Diversi anni prima, il 28 gennaio 1986, la navetta Challenger decolla con 7 astronauti a bordo. Dopo soli 72 secondi dal lancio, un guasto della guarnizione e dei booster provoca un'esplosione. Tutto l'equipaggio perde la vita nell'incidente. Il Columbia oggi è una navetta ben rodata e questa è la sua 28esima missione nello spazio. La navetta raggiunge il record per il numero di ore in orbita, oltre 3.000, ma ciò crea delle conseguenze tecniche. I materiali invecchiavano ed era un bel problema perché il budget investito in materia di sicurezza continuava a diminuire. Un problema enorme, considerando che il Columbia spiega una quantità di energia considerevole. Per andare in orbita deve raggiungere una velocità di 28.000 km in meno di 9 minuti. Solo per il decollo sono necessarie 3.000 tonnellate di spinta, una quantità 25 volte superiore a quella dispiegata per un A380. È per questo che alla navetta sono attaccati i due booster più potenti al mondo. I booster forniscono 1.200 tonnellate di spinta. I booster forniscono il 70% di potenza. I razzi a propellente solido hanno una combustione estremamente violenta. Il 30% di potenza restante è generata dai tre motori del Columbia alloggiati sul retro dell'orbiter. Sono alimentati da un enorme serbatoio esterno che contiene oltre 2 milioni di litri di idrogeno e ossigeno. Tutto questo è protetto da uno strato di schiuma arancione. Il colore della schiuma era arancione. La schiuma isolante è un sistema di protezione termica che consente di proteggere l'interno del serbatoio e il carburante a bassissime temperature. In un certo senso agisce un po' da borsa frigo, per rendere l'idea. Viene riempito d'aria e quindi non è un materiale molto denso. Questa schiuma però ha una particolarità. A causa delle colossali forze aerodinamiche al decollo, piccoli pezzi tendono a staccarsi ed entrano in collisione con la navetta. Tuttavia, non c'è da preoccuparsi, almeno a prima vista. Ci sono voluti 112 lanci prima dell'STS-107 e nell'80% dei casi si è verificato il distacco di pezzi di schiuma isolante. Restavano sempre dei segni, Restavano sempre dei tagli sulle piastrelle, ma erano sempre facilmente riparabili. Il carbonio rinforzato, di solito, è un materiale molto resistente agli urti. Il conto alla rovescia è cominciato. La navetta è pronta al lancio. Tra pochi secondi i tre motori saranno accesi. 10, 9, 8, accensione motori. In quel momento ci sarà un rumore assordante. Il rumore è assordante. Sono 168 decibel. Il corpo umano non è capace di sopportarlo, quindi vengono rilasciati miliardi di litri di acqua per ammortizzare il rumore. Una volta preparati i motori, i booster si accendono e a quel punto si decolla. 3, 2, 1, accensione booster. La navetta spaziale Columbia è appena decollata per una missione di ricerca scientifica nazionale e internazionale. 16 gennaio 2003, ore 10:39. Il Columbia lascia il suolo della Florida. All'interno della sonda, gli astronauti subiscono delle accelerazioni considerevoli. La navetta passa da 0 a 4.800 km orari in 30 secondi. La forza del lancio è tale che
È come se un camion di 12 tonnellate passasse attraverso gli astronauti ad una velocità di oltre 200 km orari. Al decollo la vibrazione è fortissima. La vibrazione è talmente forte che nei primi 30 secondi è difficile persino leggere gli strumenti di bordo. A terra, i familiari degli astronauti assistono al lancio con una certa apprensione. È veramente spettacolare assistere al decollo e soprattutto è impressionante il modo in cui si sprigiona l'onda sonora. Vedi la navetta decollare e poi, diciamo, dopo 5 secondi la senti. Senti solo una specie di enorme vibrazione nello stomaco. Un'onda shock di cui risente anche il figlio di Jonathan Clark, Ian, di 6 anni. Mio figlio era vicino a me e stava piangendo. Era molto preoccupato. L'unica cosa che ho potuto fare in quel momento era rassicurarlo che sarebbe andato tutto per il meglio. La navetta sta viaggiando a 8.000 km orari ed è nella fase più critica del decollo. La pressione attorno alla navetta a quel punto è estremamente forte. Il serbatoio, i booster e la sonda subiscono delle forze considerevoli. È il punto di pressione dinamica massima, il cosiddetto Max Q. È durante questo periodo di Max Q che il Challenger è esploso. Ma oggi, sugli schermi di controllo della NASA, il Columbia sembra resistere bene. Separazione dei booster. Tutto nella norma a bordo del Columbia. 2 minuti dopo il decollo, la sonda si stacca dai booster e prosegue il suo viaggio. I booster si sganciano. Si riscende a 1G. Poi pian piano si accelera. La spinta sul ventre aumenta e davanti a noi c'è il buio totale, anche quando si decolla in pieno giorno. Poi è il serbatoio esterno a staccarsi dalla navetta. Dopo 8 minuti e 30 secondi, lo shuttle raggiunge una velocità di 28.000 km orari. Una velocità tale che consente di restare in orbita attorno alla Terra. Il decollo è riuscito. Il Columbia è in orbita a 280 km sopra la Terra. Sembrava che fosse andato tutto bene. L'equipaggio era felice di essere in orbita ed era pronto a cominciare la missione di ricerca. È il comandante Rick Husband a prendere la parola. Guardate il sole, ragazzi! Che vista incredibile! Benvenuti nello spazio! Tutto sembra essere andato bene. Tuttavia, in quel momento, ad insaputa di tutti, la navetta è già gravemente danneggiata. Bisognerà attendere l'indomani per accorgersene. Marshall Space Flight Center. A 1.000 km dalla rampa di lancio sono riuniti gli ingegneri incaricati di monitorare l'andamento della missione da un punto di vista tecnico. Il 17 gennaio monitorano il decollo del Columbia, una procedura sistematica. Nella sala nessuno è particolarmente preoccupato. L'analisi delle prime immagini conferma che finora sta andando tutto bene. Ma all'improvviso un dettaglio attira l'attenzione. 81,9 secondi dopo il decollo, qualcosa si è staccato dal serbatoio esterno. Ha urtato la navetta e si è polverizzato. Paul Wild è ingegnere per la FAA, agenzia governativa responsabile dell'aviazione civile e dell'aerospazio degli Stati Uniti. È convinto che l'oggetto che si è staccato è un pezzo di schiuma isolante come questo. Questo è un campione di schiuma. Come vedete, l'esterno è rugoso e pesa soltanto pochi grammi per metro cubo. Un pezzo di schiuma non ha nulla di pericoloso. La schiuma proveniva dalla cosiddetta bipod ramp, ossia due grossi agganci che collegano il serbatoio all'orbiter. Il pezzo di schiuma isolante che si è staccato era grande quanto una valigetta di circa 15 cm per 40. La dimensione era considerevole. Era sicuramente il più grosso frammento che avessimo mai visto nella storia del programma.
Questo pezzo di schiuma isolante del ventre del Columbia colpisce l'ala sinistra nel momento in cui la navetta è a 3600 km orari, tre volte la velocità del suono. La velocità relativa dell'impatto è di 800 km orari. Nessuno in quel momento può immaginarlo, ma l'impatto è considerevole. La potenza dell'urto equivale a circa una tonnellata. È come un gigantesco colpo di martello. In pratica ha fatto una voragine grossa così. In quel momento è difficile avere la certezza se l'ala sinistra del Columbia sia perforata. Delle 12 telecamere montate sulla rampa di lancio, solo due hanno ripreso la caduta del pezzo di schiuma isolante, ma gli ingegneri non riescono a identificare il punto esatto dell'impatto. All'inizio non si sapeva il punto preciso dell'impatto, si pensava che fosse avvenuto più in basso, sul carrello di atterraggio. A questo problema si aggiunge un altro elemento preoccupante. Nello spazio la missione prosegue, ma l'equipaggio non viene messo al corrente dagli ingegneri dei possibili danni sulla navetta. Il terzo giorno, mentre il Columbia effettua una manovra, un radar dell'esercito nota un movimento insolito. Qualcosa si stacca dalla navetta. Purtroppo gli ingegneri non posseggono questo dato al momento della missione, ma solo il video del lancio. Non capivano esattamente che cosa fosse. Sembrava una specie di detrito che si staccava. Alcuni ingegneri pensavano che fosse strano. Alcuni avevano una specie di presentimento. Temevano che si potesse verificare un grave problema. Il loro timore più grande era che se si fosse perforata l'ala a causa dell'impatto, sarebbero morti tutti. I tecnici della NASA fanno un tentativo che non hanno mai fatto prima d'ora. Un consiglio di tecnici si è riunito il quinto e il sesto giorno della missione per prendere una decisione e capire che cosa fare in concreto. E la cosa più furba da fare era scattare una foto. 21 gennaio 2003. I tecnici interpellano il loro responsabile alla base di Houston. Costui comprende la preoccupazione e invia subito una email alla sua direzione per fare una richiesta inedita. Nell'email dice chiaramente che senza un'immagine migliore è impossibile identificare precisamente il detrito. Il responsabile dunque chiede il consenso di poter usare un satellite militare per scattare una foto. È una cosa molto, molto complicata, programmare un satellite di questo tipo. Far ruotare un satellite o far ruotare un telescopio per vedere un ipotetico problema avrebbe implicato una spesa di milioni di dollari per qualcosa che si considerava impossibile o improbabile. Di fronte a questa richiesta, la NASA si mostra scettica, tanto più che il problema della schiuma non è nuovo. Il problema della schiuma che si stacca dalla bipod ramp si era già verificato in passato nel 10% dei voli spaziali. Si trattava di un rischio relativamente limitato. Questo caso non era più insolito, più anomalo o pericoloso di tutti gli altri casi di distacco della schiuma verificatisi in tutti gli altri voli spaziali. La risposta non si fa attendere. La decisione era presa. Era molto strano non poter fare una foto dalla navetta. Senza saperlo, la direzione compromette le possibilità di sopravvivenza degli astronauti. Il detrito ripreso dal radar dell'esercito non è altro che un pezzo della navetta. Difatti era la parte mancante dei margini d'attacco, cioè quella che si era staccata al decollo. Ma in quel momento nessuno ne era consapevole. Nessuno. Tantomeno i membri dell'equipaggio. Qui è il Columbia. Come state laggiù? Magnificamente. Siamo felici di vedervi in orbita. Sì, anche noi ne siamo felici. A 280 km dalla Terra continuano la loro missione del tutto ignari di quello che sta succedendo. Incredibilmente, nessun sistema d'allarme si è attivato nel cockpit, nonostante i 26 sensori presenti sull'ala sinistra. Nessuno dei sensori
ha rilevato niente. I sensori dell'ala erano progettati per monitorare le temperature o misurare le forze e non per rilevare l'eventuale presenza di un foro. Sarà solo il 23 gennaio, 8 giorni dopo il decollo, che la direzione della NASA informerà il comandante del Columbia, Rick Husband. Gli hanno detto che c'era stato un impatto con la schiuma al decollo, ma che non c'era alcun motivo di preoccuparsi. Nell'email viene specificato che la caduta della schiuma non comporta alcun rischio per il rientro della navetta sulla Terra. Il comandante non può che fidarsi delle informazioni della direzione. C'è un rapporto di estrema fiducia tra gli astronauti e la direzione della NASA. Dunque il comandante non si è preoccupato. Pensava non ci sarebbero stati problemi. Erano tutti ottimisti. L'equipaggio non aveva alcun mezzo per verificare l'estensione del danno. Non c'era telecamera né braccio robotico. Non c'era un'uscita veicolare extra in quel momento che gli consentisse di vedere la natura dell'impatto. Mi sentite? Mi sentite? Rispondete, Roger. Jonathan Clark è il marito dell'astronauta Laurel Clark. All'epoca anche lui lavora a Houston al centro missioni della NASA in qualità di medico. Apprende di questi timori dai colleghi. Molti erano preoccupati, anche se all'equipaggio dicevano che era tutto a posto. Ma non c'è scelta, bisogna tacere. Non eravamo autorizzati a dire delle cose al di fuori di certi circuiti di comunicazione. Avrei potuto farlo, avrei potuto avvisarli che avevano un problema, ma si sarebbero preoccupati. Dunque ho deciso di seguire le regole e di tacere a proposito del problema. A bordo del Columbia, l'equipaggio, convinto che va tutto bene, lavora senza sosta. Avevano moltissimo lavoro da fare, lavoravano anche 18 ore al giorno per condurre esperimenti scientifici e progetti di vario tipo, uno dopo l'altro. Lavoravano davvero sodo. A volte non avevano nemmeno il tempo di mangiare. Ciao! Tra un esperimento scientifico e l'altro, l'equipaggio approfitta delle gioie dell'assenza di gravità. Caspita, Will, davvero impressionante! Sì. E ora guarda che schiacciata! E poi c'è il tennis. Il tennis? E questo specialmente durante le videochiamate con i familiari. Laurel volteggiava davanti alla telecamera e quando la vedevi muoversi e volteggiare, i capelli si sollevavano così. Mio figlio si divertiva molto a guardarla e scherzavano ed era divertente. Parlavamo circa 20 minuti una volta a settimana. Rick amava stare nello spazio. Quando parlavamo, fluttuava e faceva giochini divertenti per i bambini con l'acqua o con le caramelle. Ci mostrava come volteggiava per via dell'assenza di gravità. Davanti a tali immagini, è impossibile credere che la vita dell'equipaggio stia per ribaltarsi. A terra, molti ingegneri sono ancora preoccupati nonostante la decisione della direzione. Ma senza foto dal satellite, la preoccupazione resta. La situazione era alquanto complicata. Infatti, molti ingegneri della NASA cercavano di capire se c'era davvero un problema, ma senza avere accesso ad alcun dato. Così hanno iniziato a fare delle ipotesi. Ma vengono commessi degli errori che andranno a compromettere l'analisi della situazione. Primo errore, la zona d'impatto della schiuma sull'ala. Ha urtato il pannello 8 del margine d'attacco. All'epoca è inconcepibile per gli ingegneri che un frammento di schiuma isolante possa danneggiare quella parte dell'ala. Si pensava che il carbonio-carbonio rinforzato fosse davvero indistruttibile per via delle sue proprietà, della sua estrema resistenza e della sua leggerezza. Questo materiale era il meglio assoluto. Si pensava che l'impatto fosse avvenuto sulle piastrelle dell'ala e non sul margine d'attacco in carbonio-carbonio rinforzato. Per valutare il potenziale danno sull'ala, gli ingegneri utilizzano un software chiamato Critter. Tuttavia, tutti gli strumenti disponibili li inducono in errore. Il problema di Critter è che è concepito per studiare gli impatti di oggetti di piccole dimensioni.
Questo software analizza solamente i detriti di pochi millimetri, ossia 400 volte più piccoli del pezzo di schiuma che ha urtato il Columbia. L'applicazione di quel software per quel problema specifico era inappropriata, ma non c'era nient'altro. Questa serie di valutazioni porta dunque ad un risultato erroneo con delle conseguenze drammatiche. Il 24 gennaio si svolge la riunione per discutere di tutte le questioni legate alla missione STS-107. Tra le sette persone presenti c'è Don McCormack, il responsabile dell'equipe incaricata di studiare l'impatto della schiuma sul Columbia, e Linda Hamm, la direttrice della missione. La registrazione della riunione mostra come viene analizzato il risultato del software Critter. I risultati dell'analisi termica non indicano alcun rischio di incendio, almeno secondo le nostre ricerche. Siamo sicuri che non ci sia il rischio di un incendio? Sì. O di danni legati al surriscaldamento delle piastrelle? Ne siamo sicuri, perché nel peggiore dei casi comporterebbe una riparazione delle piastrelle e cose simili, ma non comporta nessun problema sulla sicurezza di volo. Nessun problema sulla sicurezza in volo, niente di diverso da quello che già sappiamo. Il problema era stato identificato e studiato, ma non era stato classificato come un problema di volo. Era essenzialmente un problema di manutenzione. Lì alla NASA hanno cominciato a circolare delle email e tutti quanti parlavano e dicevano: non c'è alcuna possibilità che si verifichino danni alla struttura, perché i calcoli hanno dimostrato che non c'è alcun rischio. A terra gli ingegneri sono impotenti. L'unica soluzione sarebbe inviare una navetta di soccorso, ma ormai è troppo tardi. Da qui all'arrivo, l'equipaggio del Columbia resterebbe a corto di ossigeno. Inoltre, gran parte degli esperti pensa che non ci sia nessun rischio, un parere di cui gli astronauti del Columbia si fidano. Gennaio 2003. Mancano tre giorni al rientro del Columbia. L'astronauta Laurel Clark parla per l'ultima volta dallo spazio col marito e il figlio. L'ultima volta che abbiamo parlato era emozionata, perché eravamo felici di rivederci tra qualche giorno. Sì, ricordo che ero veramente felice al pensiero che tra qualche giorno sarebbe tornata a casa. Sinceramente non mi ha mai sfiorato il pensiero che sarebbe finita tragicamente. Ciao, vi voglio bene. Ciao. Ciao. La Terra, mamma. Lo spazio Ian. Queste saranno le ultime parole di Laurel Clark a suo figlio di 6 anni. Primo febbraio 2003. Il Columbia si appresta a lasciare la sua orbita. L'atterraggio è previsto tra poco più di 2 ore. In quel momento nessuno immagina il peggio. Non c'erano mai stati problemi nei precedenti rientri. L'abitudine e anche la sicurezza all'epoca facevano credere che non ci fossero rischi, e già 24 ore prima si festeggiava. A Houston, nella sala di controllo, la squadra incaricata di monitorare il rientro del Columbia sulla Terra è pronta. Sono presenti una decina di ingegneri, il direttore di volo e il radiofonista chiamato Capcom. Il Capcom, acronimo di Capsule Communicator, è sempre un astronauta ed è il solo autorizzato a parlare con l'equipaggio. Ore 8 e 10. È lui a dare il via al Columbia per iniziare le prime manovre. Columbia Houston, vi riceviamo. Al via la procedura di deorbit burn. Ricevuto, pronti per il deorbit burn. Il deorbit burn è la primissima fase del rientro. Per lasciare l'orbita, il Columbia deve ridurre la velocità. Si procede a marcia indietro, sul ventre. Si accendono i propulsori e si scende a una velocità di 120 metri al secondo. Una volta raggiunta questa velocità, la navetta si gira per tornare col muso in avanti a 40 gradi di inclinazione. La navetta deve assumere, per il rientro, un'inclinazione ideale rispetto al suolo che equivale a circa 40 gradi. Ha un margine di solo 1 grado, perché già oltre i 2 gradi, più o meno, è la catastrofe. Se l'angolo è superiore a 40 gradi, la navetta rimbalzerà sugli strati dell'atmosfera e sarebbe come finire sull'acqua.
Al contrario, se è inferiore a 40 gradi, l'orbiter brucerà. Ma questo angolo è generato dal computer di bordo per assicurare la massima precisione. In quel momento, sul Columbia, tutto viene eseguito alla perfezione. Columbia Houston, buon rientro. Nessun problema da segnalare. Va bene, grazie. Ricevuto. Ore 8 e 44. Il Columbia penetra i primi strati dell'atmosfera. All'interno dell'orbiter, l'atmosfera è piuttosto distesa. KC, puoi guardare la telecamera? Guardami. Willy, ti vedo nello specchio. L'astronauta Laurel Clark riprende i suoi primi minuti di discesa ipersonica oltre 25.000 km orari, 18 volte la velocità del Concorde. Laurel si trovava a destra nella cabina di comando. Stava facendo delle riprese. Era serena, parlava e scherzava. Era strano. Ed è stata proprio lei a filmare le prime fiamme del plasma. Il plasma è dietro il portellone. È aria surriscaldata che circonda la navetta quando si trova dentro l'atmosfera. Quando la navetta entra nell'atmosfera, l'energia viene convertita in calore, un calore estremo. Sei in una palla di fuoco. Una palla di fuoco che raggiunge fino a 1400 gradi sui margini d'attacco delle ali, precisamente dove il Columbia ha un foro di 25 centimetri. Ma l'equipaggio ne è ignaro. Il comandante Rick Asman scherza persino sul fatto di avere il plasma attorno alla navetta. È incredibile, è sempre più luminoso. Sì, mi verrebbe voglia di uscire in questo momento. Era molto sereno, era ottimista, era certo che sarebbe andato tutto bene. A 150 km di distanza sulla Terra, gli ingegneri controllano sugli schermi i sensori della navetta. All'inizio sembrava tutto nella norma. A un certo punto, delle spie si sono accese. Ma niente di preoccupante. La temperatura aumentava lentamente, solo 4 gradi al minuto. Ore 8 e 54. Nella sala di controllo, tutto precipita. Un ingegnere avvisa il direttore di volo di alcuni messaggi d'errore. C'è un messaggio di errore. Messaggio di errore. Stiamo perdendo 4 sensori idraulici della temperatura dall'ala sinistra della navetta. Dopodiché i parametri sono crollati. Quando dici che abbiamo perso i sensori, intendi che sono scesi a zero o sono già off-scale low? Off-scale low. È assolutamente normale avere uno o due sensori fuori scala o che hanno un comportamento anomalo, ma in questo caso 4 sensori erano troppi. Sono andati in avaria uno dopo l'altro, non tutti contemporaneamente. Bene. Tutto questo non aveva senso, ed era ovvio perché i sensori ormai si stavano fondendo e la navetta stessa era in procinto di deformarsi. Il plasma surriscaldato, riversandosi sull'ala, in pratica, ha agito come una fiamma ossidrica. Quello che gli ingegneri non vedono è che il plasma a 1400 gradi si è infiltrato nel foro sul margine d'attacco. I sensori non resistono più al calore e la situazione precipita. L'interno dell'ala è fatto in alluminio, un materiale che fonde a 600 gradi. Mancano 20 minuti all'atterraggio e il Columbia sorvola la costa occidentale degli Stati Uniti. In queste immagini amatoriali è ripresa la discesa del Columbia. Eccolo lì! È incredibile! Magnifico! Sono i primi testimoni della disintegrazione progressiva dell'orbiter. Guarda, si sta staccando qualcosa! Ma che cos'è? Non lo so, non ne ho idea. Dei flash luminosi si staccano dal Columbia. L'ala sinistra ha cominciato a cadere a pezzi. All'interno della navetta, l'equipaggio non è ancora cosciente di quello che sta accadendo. Il computer di bordo segnala un surriscaldamento dell'ala sinistra e tenta di adattare la traiettoria. Il computer ha inviato alla navetta il comando di posizionarsi lateralmente in modo da proteggere l'ala sinistra per cercare di raggiungere una temperatura inferiore. Ma il tentativo fallisce. L'autopilota non riceveva i comandi. L'autopilota si era fermato e non poteva più fare niente. La temperatura nell'ala continua ad aumentare pericolosamente, creando una reazione a catena devastante. Max! Dimmi!
Purtroppo stiamo perdendo pressione sul carrello di atterraggio dell'ala sinistra. C'erano dei sensori che indicavano chiaramente che c'erano delle temperature eccessivamente elevate in tutta l'ala sinistra. A quel punto lo schermo si è acceso come un albero di Natale, come si dice in gergo. Tutte le spie si sono accese. A terra tutti hanno iniziato a preoccuparsi. Ore 8:59. Il Capcom contatta il comandante Rick Asban. Columbia Houston, abbiamo ricevuto i vostri messaggi. Non abbiamo capito l'ultima vostra trasmissione. Ricevuto. E poi la rottura. Non c'è stato più alcun contatto. Columbia Houston, mi ricevete? Mentre la NASA cerca di ristabilire la comunicazione, l'equipaggio del Columbia lotta per la sopravvivenza a oltre 21.000 km orari. C'è una procedura in caso di perdita di controllo. Bisogna cercare di riattivare i motori ausiliari. A quel punto l'equipaggio ha ripreso il comando manuale. Willy McCooley, il copilota, ha tentato di riavviare i motori e di riportare i comandi alla normalità. Non ci riusciva. E a quel punto ha capito subito che non c'era più niente da fare. Fino alla fine hanno tentato il tutto per tutto e hanno cercato di salvare il veicolo. Ma invano. Corrosa internamente dalle fiamme, l'ala sinistra non resiste più alle considerevoli forze aerodinamiche. La struttura dell'ala è diventata instabile e alla fine l'ala si è distrutta. La navetta è ormai fuori controllo. Il centro missioni di Houston cerca di riprendere contatto col Columbia. Columbia Houston, mi ricevete? Ripetutamente hanno tentato di contattare la navetta, ma senza risposta. Columbia Houston, Comcheck, mi ricevete? A pochi chilometri da lì, gli osservatori fanno dei video amatoriali dell'atterraggio quando all'improvviso... Immediatamente è iniziata la depressurizzazione della cabina e è stato in quel momento che l'equipaggio ha perso conoscenza per mancanza d'ossigeno. Hanno subito dei forti urti e poi la navetta si è disintegrata in mille pezzi. Ore 9:03. Il Columbia si disintegra in cielo a 60 km di altitudine. Una pioggia di detriti si abbatte sul Texas. I servizi di soccorso ricevono immediatamente numerose chiamate. 911, per cosa sta chiamando? Sta cadendo qualcosa dal cielo. Che cos'è? Non ne ho idea. I detriti hanno iniziato a cadere. Molti pezzi di motore sono caduti in un campo da golf. Erano davvero grossi. 260-201. Segnaliamo la caduta di enormi pezzi di metallo. Nella sala di controllo, il direttore di volo pronuncia le tre parole più temute alla NASA. GC Flight. Fly GC. Fly GC, chiudete le porte. Hanno chiuso le porte, quindi l'incidente era molto grave. Del tutto ignari del dramma, a Cape Canaveral in Florida, i familiari attendono con ansia il ritorno dei loro cari. Il Columbia ha smesso il suo rientro da due minuti, ma un dettaglio li preoccupa. Di solito, prima dell'atterraggio di una navetta, si sente un boom sonico quando rientra attraverso l'atmosfera. Ed è udibile. È un forte boato, simile a un colpo di fucile. I due boati sonici che si sentono sono il naso che oltrepassa il muro del suono e dopodiché la coda dell'orbiter. Non si sentiva nulla. Non c'era stato nessun boato sonico, niente di niente. Il tempo passava e noi ci preoccupavamo. Mio figlio Matthew mi teneva stretta per mano e mia figlia mi ha chiesto: «Papà, sta bene?» L'ho guardata negli occhi e le ho risposto: «No, penso di no, ma non so cosa sia successo». A quel punto siamo stati condotti nella sala dell'equipaggio. Tutti erano al telefono, erano nel panico.
Giunti nella sala dell'equipaggio, ho acceso la TV e ho appreso cosa stava succedendo. Dalle immagini si può vedere che cosa è successo. La navetta si è disintegrata. 1, 2, 3, 4, 5 pezzi. Si vedono cadere, è impressionante. I telegiornali diffondono la notizia che il Columbia si è disintegrato. A quel punto io mi sentivo completamente stordita. Quello è stato davvero il giorno più brutto della mia vita. My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia is lost. There are no survivors. Inizia una mobilitazione senza precedenti per recuperare i resti disseminati per oltre 300 chilometri. Sono partite le incessanti ricerche per recuperare i resti. Sono intervenuti l'esercito, addetti della NASA, la protezione ambientale, le forze di polizia, in particolare quelle del Texas, la Guardia Nazionale e gruppi di cittadini volontari. Tutti impegnati nel recupero dei resti della navetta. C'erano 30.000 persone. Il governo americano ha stanziato 3 milioni di dollari per il recupero dei detriti. Dopo 6 mesi, 82.000 pezzi, ossia il 40% della navetta, sono stati recuperati e sono stati assemblati in un gigantesco hangar per l'inchiesta. All'inizio è stato difficile da vedere. Uno shock potentissimo, terribile. C'erano pezzi di ferro deformati. È stata una cosa davvero tremenda. Ma al momento dell'inchiesta resta una domanda. La NASA poteva salvare l'equipaggio? Se il foro nell'ala fosse stato scoperto per tempo, l'agenzia spaziale avrebbe avuto i mezzi per soccorrere il Columbia? Alcuni azzardano delle ipotesi. Forse si poteva preparare un'altra navetta, l'Atlantis, farla decollare e darsi appuntamento col Columbia. L'equipaggio avrebbe potuto trasferirsi da una navetta all'altra. Tuttavia, anche le possibilità di riuscita di questa operazione resterebbero scarse. In questo caso, ovviamente, sarebbe stato un super salvataggio da veri eroi, ma la realtà è che sarebbe stato difficile. Non si era mai vista una cosa così. Non c'erano mai state due navette nello spazio contemporaneamente. E se durante il salvataggio si perdeva anche l'altra navetta? Sarebbero morte 14 persone anziché 7. A seguito dell'incidente, tutti i voli spaziali vengono sospesi per un anno e mezzo. Il programma riprenderà con soli 1 o 2 voli l'anno, fino all'interruzione totale dell'8 luglio 2011. L'incidente del 2003 rappresenta la conferma del fatto che la navetta spaziale doveva essere sostituita da qualcos'altro. La tragedia del Columbia non è mai stata dimenticata. Oggi, al 16° piano degli uffici della NASA in Florida, i detriti sono preziosamente conservati allo scopo di rivedere e concepire i nuovi missili del domani. Per costruire i missili del futuro dai detriti del Columbia è importante studiare alcuni aspetti, come ad esempio quali materiali hanno resistito e quali invece vanno sostituiti. Quello che ci ha insegnato questa missione e questo equipaggio è che ci sono delle cose che per il futuro vanno riviste. Il loro sacrificio permetterà ad altri di sopravvivere. Il Columbia e il suo equipaggio hanno lasciato un'eredità per le generazioni future, ma anche il doloroso ricordo che la conquista dello spazio resta e resterà un'attività ad alto rischio, in cui il minimo errore può condurre a una catastrofe fuori controllo.